came into the place, I knew right then and there there was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion as she stalked. Ed è così che inizio questa puntata straordinaria, la quinta puntata di Quattro Atelier, un programma straordinario che vede sfidarsi Quattro Atelier davanti a quattro giudici. Io non posso non chiamare qui accanto a me il numero uno, uno stilista di fama internazionale, niente di meno che il mio compagno di viaggio, Stefano Blandaleone. Fantastico, fantastico, ovazione, ovazione, fantastico, fantastico. Ma siamo già arrivati. Ci ha presentato bene. Ma no, hai fatto una presentazione pazzesca. Sono promossa. Ma sei promossissima. Ma siamo già alla quinta puntata. Siamo già alla quinta Mamma puntata. Mamma mia, vola ma il tempo. Ma quanto è volato il tempo? Ma vola tantissimo. Poi oggi fa caldo per essere ottobre. Per essere ottobre. Sì, mamma mia, cioè proprio a Roma si sta bene. Io ho sempre detto, devo trasferirmi a Roma. Non c'è niente da fare. Allora, Stefano, allora, siamo pronti? Sì, dobbiamo caricare tutti perché pronti? Oggi siamo pronti. Siamo pronti. Oggi tante sorprese, tante novità, un contenitore di tantissime cose oggi. Quindi questa sera è una serata lo so, perché abbiamo talmente tanti ospiti, talmente tante news. Allora, io direi, vogliamo iniziare a presentare la nostra fantastica giuria, questa giuria strepitosa. Vabbè. Ma poi intanto bisogna anche ringraziare questo studio meraviglioso che io ho trovato qua. Ringraziamo veramente la regia, tutti Vorrei quanti. Vorrei ringraziare, Luciano Morelli, Giuseppe Morelli, il nostro grande presidente Gianfranco Sciscione, tutta la regia, tutti quelli che sono dietro a questo programma straordinario, perché veramente ce la mettono tutta e sono... Quando ho visto questo studio sono rimasto a bocca aperta, una cosa veramente meravigliosa. Va bene, iniziamo? Iniziamo! Allora, parto io? Vai, parti! Vai, allora, ladies and gentlemen, Letizia Morelli! No, meraviglioso, Pontarelli! No, ma sai cos'è? È stato un errore. Mi spiego questo. L'hai fatta apposta? L'ho fatto apposta, ma è stato un errore perché quella signora lì, Letizia Pontarelli, è partita con lo champagne. Ah, e cioè, partendo con lo champagne... Ma infatti, ho notato qualcosa di diverso in alcune persone. L'ho notato un po' esaltato. Non so cosa è successo. Iniziato bene. Comunque, rifacciamo tutto. Wedding planner Letizia Pontarelli. E vai! E buonasera a tutti! Michela Veronelli! Bentornati! Michela. E poi come non parlare del direttore che direttamente dai quattro moschettieri, Alfredo Bruno! Poi ci spiegherete cosa sono questi quattro moschettieri, perché lo spiegherà, la curiosità è... Ma la curiosità è donna, ma comunque ce lo spiegherà poi in separata sede. E ancora la mia amata Fiorenza Buscaroli di Mille Un'Idea! No, la quale peraltro si è impegnata... Cinque balletti, allora, com'è? Okay. Prego, com'è? Cinque balletti dovrò fare. Ma oggi, in questa puntata, questa sera? In questa puntata, quando parte Bomba, perché ci siamo messi d'accordo, Bomba, lei parte col balletto. Va bene, ok. E ora, vai! No, vieni qua. No. Vai. Prego, vai. Bomba. Madonna, allora, che inizio schioppiettante. Io penso che sono qui per dare una regolata a tutto. Sì, è meglio che tu, sovraintenda un attimino la situazione, perché... Gli atelier mi guardano già, Intanto poi vorrei presentare qui accanto a me Inga Rotaro. Ciao Inga, Francesca e Francesco, meravigliosi. Che ci aiutano per tutto quello che riguarda trucco, make-up. Francesca... Trucco, parrucco, vai. Hai portato anche delle make-up artist fantastiche, straordinarie, che hanno truccato tutti questa puntata. Sì, la mia squadra fa parte di queste numerosissime truccatrici che vengono da un'accademia super conosciuta a Roma, che si chiama Accademia di Trucco Professionale. Si trova in zona Lepanto e mi ha mandato le ragazze migliori, le più brave. E le ringraziamo, perché che l'altra sono volta qui, anzi... Ce n'erano un po' meno, invece questa volta sono in 7.000. Quindi c'era veramente 7.000 caffè più 7.000 make-up artist. Esatto, meraviglioso, e allora, fantastico. Tante rubriche, allora, tanti tutorial che sono anche dietro le quinte. Intanto andiamo a presentare il clou del clou. Ragazzi, i nostri mitici quattro atelier, ragazzi, che sono sempre spumeggianti. Direi di partire con, non so, mi viene sempre... Non so come mai è sempre in pole position, non lo capisco questa cosa. È sempre vicino a te,
sempre vicino a me. Non so, sarà un caso. È un caso, non lo so, me lo dovete dire voi. Non lo so. Comunque va bene. Ladies and gentlemen, Mariuccia from Rerer, sposa Barcellona, Pozzo di Gotto. Ciao. Meraviglioso. Vai, vai. E ancora la mitica. Oggi mi ha vestita lei, ti dico tutto. Lo dico, lo svelo. Oggi mi ha vestita lei con questo abito strepitoso. Ma allora che ringrazio. Ti facciamo fare una sfilata? No, dopo. Va bene, dopo. Allora, se no parte la regia. Gioia, okay. Ma in realtà lei è Valeria. Ma lei è Valeria, però è Gioia. In arte è Gioia. Perché Gioia è Gioia, ragazzi. È Gioia, cioè, bellissimo. Gioia, vai. Valeria, applauso Valeria, vai. E ancora! Vai, ritorniamo poi in Sicilia, meraviglioso, qui abbiamo il PG Fashion, Rosita e Pippo Giacalone, from Mazzara del Vallo. E i gamberi buonissimi, io mi ricordo più i gamberi, vabbè, comunque... Vai. Ancora! Vai. Ah, vado sempre io, meraviglioso. Allora, abbiamo Super Natalina da Aurora Spose Terracina, che gioca in casa, tra l'altro. Infatti. Cioè, proprio, ci siamo alla grande. Il nostro presidente di Terracina. Esatto, quindi giochiamo proprio in casa alla grande. Poi abbiamo un nuovo parterre di ospiti qui. È vero, allora, iniziamo da chi c'era già, che è Elisa Caponnetti, la dottoressa Elisa Caponnetti. La nostra dottoressa psicologa. Meravigliosa dottoressa psicologa, che serve moltissimo qui. Ufficialmente la psicologa di Quattro Atelier. Sì, e ufficialmente serve veramente tanto. Serve tanto. E poi abbiamo una nuova new entry. Ci sono due nuove new entry. Allora, non so, adesso è un po' coperto. Sono molto curiosa, perché ci guardano un po' con aria... Ci dire, ma... Sì, perché loro, diciamo, fanno un lavoro che non è magari proprio, diciamo, connesso al nostro. Comunque, allora, diciamo, Eufemia Ferrara, no, from Modena, che è un avvocato splendido, guarda qua. Che è meraviglioso. E poi abbiamo un altro avvocato. Due avvocati. Claudia Baiocchi da Rimini, meraviglioso. Benvenute. Meraviglioso, ho cambiato il nome? Chiara, ho cambiato il nome. Vabbè, oggi queste bollicine sono le bollicine, non ci posso fare niente. È partito così. Chiara, adesso me lo ricordo. Chiara, vai. Poi ci spiegheranno tutto. No, poi tra l'altro di ti volevo cose. Dire che c'è anche un segreto. Un segreto? Perché praticamente ci sarà un giudice straordinario oggi, che è Eufemia. Sì. Come? Eufemia si può accomodare qui. Si aggiunge al nostro parterre di giudici. Sì, esatto, perché lei mi ha detto che... colpo di scena, non lo sapevo parlando, neanche io. Parlando, mi ha detto che la moda era un suo sogno, è vero? La facciamo, diamole il microfono. È lì, ok. La facciamo venire qui un attimo. Perché prego, noi, prego. Premesso che con Eufemia ci siamo conosciuti da 5 minuti tramite i social, no? Esatto. Ed è nata così, ci siamo parlati, ci siamo telefonati e lei mi ha detto appunto che il suo sogno era anche comunque la moda, anche se lei fa un altro lavoro, comunque la moda è sempre qualcosa che le ha sempre attirato. Infatti dietro nel backstage voleva andare a vedere gli abiti da sposa, per cui ho detto guarda. È andata in spedizione a dare un'occhiata? Sono andata in spedizione, ho visto gli abiti meravigliosi che non vedo l'ora di vedere sfilare dalle modelle. E loro ho detto, questa mattina alle 7 mi è venuto il lampo e ho detto perché non le facciamo fare per una volta il giudice? Perché no? Perché e allora no? Le diamo il benvenuto come Prego. Giudice speciale. Evviva, un applauso Eufemia! un applauso! Meraviglioso! Allora, non finisce qui perché tanti ospiti, parleremo di tantissimi argomenti. Sì, veramente... A questo punto io direi, ma vogliamo, come dire, il dado è tratto? Direi di sì. Allora, i dadi. Vado tratto. A prendere intanto i dadi. Vado a prendere i dadi. Sì, è tutto live, siamo nel live. Eccolo. Eccoci qua i dadi e iniziamo questi lanci di dadi per capire, bisogna spiegare, per capire chi sceglierà il suo primo. Perché ci sono quattro atelier, come ogni puntata, che scelgono. Sono arrivati meravigliosi per i giudici per poter votare. Okay. E poi dobbiamo dire, oggi c'è lo stile red carpet, iniziamo con lo stile red carpet, quindi uno stile molto, come possiamo dire... Cosa pensi quando scegli uno stile così? Ah beh, io penso anche ad abiti molto scenici, degli scivolati meravigliosi, io sono il re dei fiori, quindi con questi mantelli di fiori, di georgette meravigliose, e mi vengono in mente queste, diciamo, ninfe tere che sono su questi red carpet di questi fantastici festival che ogni tanto vado. Tra l'altro tu sei re dei red carpet, perché io li ho fatti tutti. Vado anche a Venezia quest'anno, per cui dappertutto. A parte che ho visto che è uscita la tua nuova collezione, poi ne parleremo, stupenda. Faremo vedere anche delle foto. Me lo dico comunque, da solo, esatto. Vai. Andiamo con la votazione. Allora, Mariuccia, vai. Mariuccia. Vai, Mariuccia.
Pronta. Oh. Oppala! Mariuccia, 4 e 4, 8. Meraviglioso. Bene. Poi tocca qui, allora, tocca Valeria. Valeria, Gioia. In arte Gioia. No, ma Gioia a me piace un casino, Gioia. Gioia mi piace veramente. Gioia. Ma come ti è venuta questa cosa, Gioia? No, dimmi, dimmi. Perché è gioiosa. Faccelo sapere, come ti è venuta? Perché fare questo mestiere è una gioia. Oh. Poi resto gente felice, quindi. Gente allegra di un'aiuto. Gente allegra. Vai, 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 vai. Oh. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. 4 e 3, 7. Siamo in vantaggio, più o meno. Vai, vai, vai. Vediamo. È il momento di... È il momento di Rosita e Pippo. Vabbè, tira, tira, tira Rosita solo. Rosita. Tira Rosita. Tira Rosita. Tira Rosita, tira Rosita. Pippo, se ne sta tranquillo. Sta tranquillo. Sta... Suspense. Vai, meraviglioso. 4 e 2, 6. C'è un esequo, sbaglio. No. No, lei 8, siamo proprio in 7, no, va bene, 6. Va bene, tenete voi, vai qua, vai. Prego. Vai, vai. Lei ha sempre fortuna, è una... Sì, vabbè, sì. No, non tiriamogliela, vai, vai. Ci sta già guardando male, ci sta già guardando male. Natalina, dai, dai, Natalina, dai, 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 dai. Ci siamo, Natalina. Dai. Oh, vediamo. Però, un 6, ma che gliel'ho tirata, l'abbiamo detto. Allora, prima è Natalina, inizia Natalina e poi a seguire andate a scegliervi gli abiti che vedremo poi in trasmissione. Potete andare, okay. Vai. Hola. Sembra un po' allora. Della serie Andate in pace. Andate sembra... in pace, andate a prendervi gli abiti che sono di là, che sono abiti meravigliosi. Adesso che adesso litigheranno. No, non litigheranno. Litigheranno? No, per gli abiti, no, 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 è perché sono... dovremmo mettere una telecamera dietro. Esatto, la prossima volta vedi, mettiamo una telecamera prossima e vediamo. Edizione, esatto. Della seconda edizione, esatto, una bella telecamera o qualcuno che le segue quel telefono. Vediamo, vediamo, vediamo. Per vedere cosa combinano dietro le quinte, nei io camerini. Quasi quasi ne approfitterei perché sì. Io ho una sposa meravigliosa che è arrivata da Palermo. Da Palermo, fin qui. Si è presa l'aereo, sì. Io credevo che non lo facesse, si è presa l'aereo ed è venuta qui in trasmissione. Perché lei si è appena sposata e vuole far vedere lei il suo abito? Lei si è sposata abito? L'anno scorso, credo, ah, ha avuto un successo, tra l'altro ha pubblicato sullo Stefano Blandino Official Group, il mio gruppo che conta 10.000 membri, ha avuto un successo pazzesco. E adesso mi sa che la facciamo, la vediamo. Allora sono curiosissima, quindi dove sta? Dove invitiamo sta? Questa meravigliosa Marzia Di Gaetano from Palermo. Marzia Di Gaetano, vieni, qua. Vieni, no, no, prego. Vieni, non ma è così. Che meraviglia, la Marzia, vedo già sbrilluccicare. Non è così semplice, Marzia, ti vogliamo qua sfilare, mettiamo una bella musica. Adesso sì. La regia ci mi mette la musica. Ci serve una bella musica. Che emozione intanto è sfilare qui a Quattro Atelier? Mamma, io non so se... forse non ricorderò più il giorno del mio matrimonio, ma vi siamo giuro lì. In questo momento sono troppo emozionata, mi verrebbe da piangere. Guarda, mi verrebbe da piangere. Sei bellissima, non ho parole. Cioè, immagino la faccia di tuo marito quando ti ha vista... Così. Sì, mio marito è qui, ah, tra l'altro, qui. Quindi stiamo rivivendo tutte e due queste. Facciamo un applauso anche al marito, perché cioè, voglio dire, venire che mi meraviglia. Sa che sì. Io sono onorata di poter indossare un abito di Stefano Blandaleone perché era il mio sogno. Non era nei miei progetti sposarmi quando mio marito mi ha chiesto subito, ma ci sposiamo? Detto, sì, subito, immediatamente, abito Stefano bene. Blandaleone. Non no, so. No, ma sei andata, no, non racconta una cosa, sei andata nell'atelier, come è andata? Io ho visto quest'abito sul suo sito e allora una sera ho mandato un messaggio per chiedere delle info e mi rispondono immediatamente, tipo alle 3 del mattino. Ma chissà
detto... chi... no, ma chissà chi era. Ma sarà una voce guida? Non lo so, ma aspetta, qui chissà chi era, non lo so. Sarà una voce guida, magari un qualcuno che mi risponde. La stessa che chiama me in maniera automatica. E invece dall'altro lato mi sento dire: ciao, sono io Stefano Blandaleone. Mi prenderai in giro in questo momento. Allora ho chiesto: ma dove posso trovare i tuoi bellissimi abiti? Lui mi ha dato l'indirizzo a Palermo, in questo atelier molto bello. Io ho chiamato, insomma, ho preso un appuntamento, sono andata con la foto. Ho detto: avete quest'abito? Sì, l'ho provato e lì niente, via di lacrime, io, mia mamma, mia sorella, abbiamo pianto. E la signora mi disse: ma non ne vuoi provare altri? Io ho detto: no, io voglio questo perché l'ho sempre sognato, che quest'abito. Bello. Quindi sono adesso hai anche un'acconciatura che hai fatto qui? Sì, allora, sì, quindi l'avete fatto con Francesca. Facciamo vedere anche l'acconciatura, che meraviglia. Come avete fatto? Spiegateci un pochino. È una coda... Allora, lei in realtà al suo matrimonio, ci ha fatto vedere la foto, aveva una coda alta. Ah. Mo, visto che appunto siamo a ottobre, il clima è ottimo, abbiamo deciso di farla bassa, così per cambiare. Bene. Ma solo perché siamo a ottobre. Certo, perché cioè, ottobre, esatto, perché se era estate, sì, no, non l'avremmo fatto. No, l'estate allora, avremmo tirato. Sì, sì, esatto, esatto. Abito, io vi giuro, con questo abito addosso no. Allora, ma lo dimostri, così, fai una sfilata mentre dimostro, esci, vai. Pazzesco. Mi sono spostata un pochino qua, Mi sono spostata, ti sei spostata da Inga? Perché se c'è un comunque così un'acconciatura così bella, un abito così pazzesco, ci può anche essere un make-up meraviglioso, un make-up permanente meraviglioso e delle ciglia pazzesche, giusto Inga? Certamente. Anzi, mi sono innamorata di questo abito. Ecco, apposta. No, si risposa anche Inga. No. Ma devo dirti che veramente adesso non è uno scherzo. Ogni volta che vedo un mio abito riprender vita, nel senso indossato, è veramente sempre una prima volta ed è bellissimo. È un'emozione unica. È veramente un'emozionante. Quelle emozioni che conosce Letizia, cioè emozioni proprio intime. Letizia Puntarelli, certo. Sì, lei è la più emozionabile del gruppo. E faccio emozionare tanto. Lei fa emozionare tantissimo, lì tra Sora, Ceprano, in tutta la zona di là, lei piena di emozioni, veramente. Inga, ogni occhio, come funziona? Ma anche il make-up permanente, comunque, che dà un tocco diverso. Certamente. C'è il nostro zampino, diciamo, un po' dappertutto. Oltre anche l'extension ciglia, anche i profumi, sempre per le bellissime spose. Ah, perché tu hai fatto anche dei profumi? Sì. Ah, ecco. Che è un'idea che voglio fare anch'io. Lei è geniale come te, eh? Sì, voglio fare anch'io. È bello perché quando... a me piacciono tutti i profumi particolari di nicchia, molto, che non sono i profumi commerciali. È importante di non fermarci in puntata, ce li fai? Sì, perché siamo quasi all'ultima puntata, quindi la quinta, ci manca una... Ma oggi è la quinta, la sesta o oggi la quarta? Oggi è la quinta. Siamo tre, ci mancano. Quando tieni il conto, perché io qui... Ve ne ricordo io. Tempo passa, siamo già ottobre, non riesco più. E tra l'altro so che hai fatto dei nuovi prodotti per quanto riguarda le ciglia. Certo. Tu ti vai a sposare Stefano, devi sapere. Stefano si è fatto pertinare e make-up. Certo, trucco, qui loro mi hanno pinzato, sì, come sono arrivato, mi hanno subito pinzato tanto, cioè, però... nel senso... Uno si può fare si può fare anche delle ciglia spettacolari per avere degli occhi. Forse Alfredo, così. Non so, chiediamo Alfredo. Perché vedi, Alfredo era già, non so, Alfredo. Ma scusa, fa pantano. No, sarà mica quel programma. Alfredo. Inga, prego. Sì. Allora, abbiamo fatto anche extension ciglia uomo. Ma veramente? Sì. Io scherzavo, io non credevo. No, perché ma più che non sono extension ciglia normali come facciamo
anche come te le avevo fatto a te. Eccole. Ho fatto le ciglia anche a lei. I miei occhi. Siamo riusciti finalmente a organizzarci. Allora, più che altro a valorizzare l'occhio. Anche nelle foto viene una cosa bellissima, pazzesca. Ho l'occhio capito. Più aperto, specialmente gli occhi chiari o ho quelli capito. Più infossati. Valorizziamo l'occhio. Mi è quasi come no, perché... Ma tu vuoi fare come cavia? Allora, facciamo così. Cominciamo da Alfredo, che intanto si è portato avanti che con... Ah, ma andiamo avanti a guarda. Prossima puntata, eh? No, ma vedi che lui si è portato avanti con quel lì... Ingardaru, prossima puntata. Perché no, guarda. Royal Lashmaker? Certo. Ingardaru. Royal Lashmaker, ricordiamo. Royal Lashes. Royal Lashes, sì, ce l'ho. Però... Io la seguo. Certo. Stefano, dimmi. Tu stai scherzando, no, ma no, facendolo... per caso, anche per scherzo, perché abbiamo iniziato così, sì. Poi non sono più tornati indietro. Addirittura. Sì. E questa è una scommessa che accettiamo. Sono nuovi orizzonti. Grazie a voi. Grazie. Qui ci dicono dalla regia che... Allora, un pochino però... di pubblicità? Ma non così so, tanto vabbè, parliamo mandiamo, di queste ciglia che bene, tu devi... Mandiamo alla pubblicità. Va bene, pubblicità. Vai, olè. Meraviglioso, enjoy. Qua, fantastico. Ed eccoci rientrati a Quattro Atelier, questo programma straordinario e ricco di sorprese. Sì, oggi poi oggi è proprio una anche qualità. Cose particolari, perché sì, oggi perché qui, oggi vedo un aggeggio lì stranissimo. Un aggeggio strano, inquadrate, potete inquadrare. Sì, ecco, sì, ma cosa sarà mai? Non questa so, è la dottoressa non so. Xenia, eccola, vai, dottoressa Xenia. Xenia, sempre bellissima, strepitosa. Medico estetico straordinario che oggi ha portato un trattamento particolare, grazie Inga. Cosa ci salve a tutti? Di cosa mi fa parliamo tanto piacere questa sera? Allora, benvenuta. Praticamente, grazie. Poi mi bellissimo con studio, Stefano. Mi illumina, comunque Stefano cioè, si perde quando sì, ti vede. Sì, mi perdo negli occhioni, cioè sì. Non so cosa devo fare. Vabbè, io comunque, mi perdo vabbè. Tra questa bellezza che sì, fate beh voi. No, gli avi sono stupendi, veramente. Vai. Allora, nelle puntate scorse no, abbiamo parlato dei trattamenti che riguardano il viso, collo, décolleté per le nostre spose che vogliono essere... belle, perfette. Nel giorno importante del loro matrimonio. Allora, oggi abbiamo deciso di far vedere proprio in modo pratico un trattamento molto interessante che possiamo utilizzare anche pochissimi giorni, addirittura un giorno prima del matrimonio. Quindi non dà problemi. Sì, anche... è un trattamento complesso che si chiama Hydratage, è una macchina che consiste in diversi step, tra quali adesso facciamo accomodare la nostra paziente e... Ah, ecco. Prego, le professioniste prego. Che coraggio, sì. Piano prego, piano. Prego. Non è indolore, infatti ha un effetto immediato della pelle, wow, possiamo dire un viso diventa luminoso, sano, senza rincorrere i rischi di lasciare i segni, tipo quindi che non chimosi, ci sono punturine, non ci sono. Punto, è assolutamente atraumatico. E quindi è un trattamento anche riposante. Ogni tanto lancia qualche scossa, ma non è il suo caso. Voi vedete questa manipola? No, in realtà non è il suo caso. È molto piacevole, si chiama Hydratage, si potrebbe essere tradotto in italiano come il tocco dell'acqua. Tu senti praticamente questi freschi succhiotti, bacetti francesi, diciamo. Ma perché non l'hai fatto da Gavia? No, ti spiego. Non ho voluto perché mi ha fatto capire. Di Inga, ma perché non mi ha fatto capire Gavia? Che poi non avrei potuto. Cioè, dovevo sottopormi. Perché non se poteva no, più parlare. Cioè, finita questa puntata, mi sottopongo subito. Tanto la macchina è qua. No? È bellissimo. Fa praticamente i cicli di pulizia profonda. L'esfoliazione è importante. E idratazione con la nutrizione della cute. Devo dire che praticamente si usano dei principi attivi di acidi di frutta con una percentuale veramente molto moderata. La medicina estetica sta facendo progressi fortissimi. Per trattare nel rispetto anche il nostro film idrolipidico che abbiamo sulla nostra pelle, che è molto importante a salvaguardare. Ci possiamo truccare subito oppure dobbiamo aspettare dopo questo trattamento? Allora, questo trattamento in effetti non dà nessun tipo di trauma alla cute, potresti truccarsi. Ah, devo dire che durante la prima settimana dopo il trattamento si trucca benissimo. Il trucco, il make-up diventa veramente molto sembra piacevole. Un po' un massaggio. La pelle.
Sì, sì. Praticamente è un passaggio. Vedo i giudici proprio ispirati a fare. Sì, c'è Fiorenza, cioè, che lo vuole fare, sì, sì, sicuro. Sì, io adesso chiedo anche ora alla nostra, sì, sì, operatrice, che spiega pure, sì, con, sì, esatto, esatto, poi, cioè, ci mettiamo. Esatto, sì, esatto, sì, esatto. Buongiorno a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Stiamo effettuando un trattamento di idrodermabrasione su appunto una nostra modella. Il trattamento si compone di 5 fasi: una fase di detersione profonda, peeling, estrazione, acqua idrogenata e veicolazione di principi attivi, quindi per una cura della pelle con un effetto wow. Vai, vai, bravissima, infatti un ultimo step di questo trattamento consiste nell'erogazione di un'acqua carica di idrogeno molecolare, che è una sostanza antiossidante, una delle più potenti. Quindi la pelle proprio... Ma io lo voglio fare. Energia. Siamo proprio in... Anch'io. Giovedì mattina vengo. Sono ancora a Roma. Mi sono già prenotata. Sì, giovedì mattina. Sì, hai portato l'agenda, sì, giovedì mattina. In effetti sono in contatto con la segretaria, sì, 24 per questa macchina. Io sono in contatto macchina direttamente con la dottoressa, quindi salto la segretaria. Ormai, esatto, Stefano, esatto, si è innamorato. Esatto, cioè, esatto, si è innamorato. Quindi giovedì mattina... Allora, facciamo una cosa. Possiamo lasciare che faccia questo trattamento e tra un pochino ci torniamo per vedere la parte finale, oppure... Sì, sì. Che ne pensi? Bene, allora, rimani qui allora, con noi. Allora, gli atelier non li vedo. Allora chiamiamo... Ancora ospite. Stanno preparando, sono non work so, in progress. Ma cosa nel frattempo io vedo, no, un ospite, sì, Stefano, che si sventola sì, così. Si sventola, molto un po' la... È un po' alla Johnny Depp. Alla Johnny Depp, alla Johnny, lo volevo dire, so, vendire, ma non sapevo... Non so, io lo vedo anch'io un po' alla Johnny Depp. Alla Johnny, non so. Ma che abbiamo Johnny Depp nel parterre? Forse abbiamo... Boh, non lo so, io lo chiediamo direttamente io a Johnny. Chiediamo. Chi sei? Allora, vogliamo vieni sperare? Qua. Allora, il regista Savio Liborio Ciufo. Benvenuto. Licata. Benvenuto. Sì. Certo, certo. Eccoci. Ben allora, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto direttamente dalla Sicilia. Dalla sei Sicilia, sì, non sono l'unico a quanto pare. Sì, no, no, qui noi abbracciamo, sono da tutto, noi abbracciamo da infatti, all the world. Intanto grazie per grazie l'ospitalità, grazie al vostro splendido programma e grazie a Stefano per altri due motivi. Prima perché mi fornirai un abito, certo, per il mio nuovo cortometraggio, quando l'ho visto... Ah. Lui è molto, lui adesso magari fa finta di niente, ma lui è molto famoso, ha vinto un sacco di premi, ha vinto il, prossimo, sì, il premio di Massimo Troisi. Ho vinto il premio Troisi, la Fondazione Troisi, di cui era presidente per tantissimi anni, fu Maurizio Costanzo, il premio internazionale Angelo Musco e poi mi sono dato ai film, ai cortometraggi. Indipendenti, che non sono quelli, certo, con i soldoni grossissimi. Certo, non è quelli di Natale. Ma sono ecco, frequentati anche, esatto, da personaggi, certo, un pochettino già abbastanza importanti. E quindi... non a caso ci sono io. E cioè... non a caso ci sei tu, che se tutto va bene farai un cameo, una piccola, esatto, parte, scenderai in Sicilia. Al cinema. Ma dai, vabbè, ma questa è una novità. Fare? Sì, ho scritto proprio per lui un personaggio particolare che... Esatto. In pratica il cortometraggio di cui stiamo parlando si intitola La favola di Mercy, è raccontata a mo' di favola, però è sempre un film corto. E quindi ci sarà sta piccola, sta bellissima bambina che vedrà la madre molto tristemente convolare a seconde nozze per un pegno che deve pagare. Anche se avrà il famosissimo abito. No, non possiamo spoilerare tutto. No, 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 però due cose le devo dire, sì, che sì, sono importanti. No, no, vai, assolutamente, vai. È importante perché stavo arrivando al tuo personaggio. Quindi Mercy vedrà la madre andare a sposarsi. Aveva lei espresso il desiderio che non avvenisse a delle stelle cadenti, ma questo per i bambini è una cosa comune. Ma come dice il mio filosofo preferito, le stelle inutili per cieli inermi, i sogni bruciano cadendo. Oh, e bella, quindi, bella, purtroppo, bravo, bella. Ma comunque sì, alla fine arriva il vero miracolo. Scenderà la luce bianca a e valutare se le lacrime si meritano il miracolo. Sono adesso... Ma qui cioè, stiamo esaltando no, ai massimi livelli, so, io lo so, sì, cosa sì, cioè, non so, lo so, vabbè. Non sì, so. I premi sono stati vinti invece dal film precedente, E Tenebris, che era un thriller, un dark thriller. Il personaggio E Tenebris, che è diciamo, il mio personaggio che mi ha dato molte soddisfazioni, mi ha fatto vincere premi a San Pietroburgo, ad Amsterdam, Siviglia, a Marsiglia, a Firenze, a Milano. Insomma, ha superato le mie aspettative. Infatti, posso dirti una cosa? Dimmi. Ma allora lo facciamo anche per quattro atelier, così facciamo un cortometraggio. Ma lui, un cortometraggio noi due. Lui mi ha chiamato qualche mese fa
qualche mese fa mi ha chiamato e ha detto: ma sono andato a vedere chi era tu. Sì, facciamo quello certo. Che esatto. Facciamo. Io invece ho visto il tuo abito e senza la domanda che si fa di solito ho detto: sì, lo voglio. A prescindere. Anche perché Alicata, insomma, vicino a Grigento, tante sposine, tanti clienti. Ti vedono anche le ragazze che diciamo, soprattutto le ragazze che partecipano al nuovo corto. Vedono sti abiti che possibilmente nessuno aveva mai proposti così particolari. Cioè, non lo sanno sta cosa. No, a me, io gli abiti dico, non voglio gli abiti semplici, non fanno per me. Cioè, l'abito deve comunque trasmettere un'emozione. Uno stato d'animo, e quindi uno visto. Stato d'animo. E quindi deve comunque avere delle particolarità. Cioè sì. L'abito, io dico una cucitura a sinistra, una cucitura a destra, sì, bello, ma... Però ti devo dire una frase che dice il cattivo del film, te la devo dire. Sentiamo. Che dirà a lui: promettete di avarvi e onorarvi finché morte o una banalità improvvisa non vi separi? Esatto, cioè qui non vogliamo banalità, vogliamo top, applauso. Grazie di essere stato qui con grande noi. Applauso. Bravissimo, grazie. Meraviglioso. Allora Stefano, io direi intanto abbiamo finito, dottoressa? Allora. Abbiamo terminato? Vediamo il viso della... Riprendo il microfono. Guarda allora, che spettacolo. Vediamo Lucrezia come sottoposta al trattamento. Sì. Intanto che... secondo me sta dormendo ormai perché... Sì, è proprio rilassata. Anche io... Speriamo si sia solo rilassata, cioè sia rilassata. Assolutamente indolore, rilassante, rinfrescante, meraviglioso. Facciamo venire Eufemia. L'avvocato Eufemia Ferrara... che io mi ricordo Ravennano, Ferrara, viene qui questo meraviglioso avvocato. Allora guardiamo di là, Allora, tu hai tante iniziative meravigliose sul mondo della donna, io amo le donne, cosa le ha creato Orizzonti Legali, insomma tante cose. Di cosa, dici, noi vogliamo sapere qualcosa del tuo mondo. Il nostro mondo è un mondo legale e come tale ci occupiamo ovviamente di tutti i settori del mondo giuridico. Certo. Io e l'avvocato Vaiocchi, a cui ho cambiato simpaticamente il nome, così, ma mi chiedo scusa, chiedo venia, ma qui questo champagne ha colpito, cosa devo fare? Va bene, vai. Piene di entusiasmo, in un momento della nostra vita ci siamo svegliate e abbiamo detto: perché non creiamo un'associazione dove mettiamo insieme gli avvocati e i commercialisti, in modo sì che fanno network, ma possono anche fare di più nel mondo delle donne, perché noi vogliamo creare informazione e sensibilizzare il mondo della cultura contro la disparità di genere e contro la violenza femminile. E quindi la nostra associazione si è spostata un po' più avanti da queste idee e abbiamo anche sottoscritto un protocollo con l'Osservatorio Violenze e Suicidi, perché abbiamo fatto uno studio con l'avvocato Vaiocchi. Dove magari chiamiamo. Certo, prego. Magari vieni vicino a me. Certo, adesso vi cominciamo a presentare, a spoilerare che fa parte di questo gruppo qui meraviglioso. Prego. E abbiamo sottoscritto questo protocollo con l'osservatorio perché nei nostri studi abbiamo notato che le donne sono molto più bersagliate rispetto al mondo degli uomini perché subiscono violenza domestica, perché magari subiscono anche violenza emotiva e non sempre se ne rendono conto e finiscono in un turbine dove arrivano anche a farsi del male fino al suicidio. Alcune diventano anoressiche, quindi con problemi alimentari, alcune finiscono in giri di farsi del male. Sentiamo tutti i giorni delle cose talvolta che uno dice, veramente, diciamo, com'è possibile delle cose uno non se ne fa neanche una ragione, no, per dire la verità. E io e la Chiara abbiamo pensato proprio di dare voce a questo tipo di cultura e di diffusione. E ci è venuto in mente questo quando abbiamo visto il film della Coltellesi. Io e lei abbiamo avuto un procedimento sulla differenza di retribuzione tra uomo e donna. Abbiamo visto, eravamo al cinema e lì guardo la Chiara e È scattata la molla, perché quel film ha una pillola particolare. E la signora che faceva 1500 lavori
e sistemava gli ombrelli, e quando viene pagata va dal suo datore di lavoro e vede che prende meno soldi rispetto ad uno stagista. E quindi chiede: come mai io che faccio questo lavoro, lui non lo sa fare, vengo pagata di meno? E il datore di lavoro risponde: perché semplicemente è un uomo. Fu una cosa completamente esatto. Allora io e Chiara ci siamo guardate, abbiamo detto: io e te possiamo dare voce, possiamo fare di più, e abbiamo cominciato a lavorare. Ed è un'iniziativa meravigliosa. Io faccio intanto un applauso. Sì, un applauso. Perché Stefano, io abbiamo poco tempo perché stanno entrando le modelle dalla regia, però allora, io direi la prossima puntata continuate ad essere con noi, così ci spiegate ancora meglio in profondità questa iniziativa, perché devo dire che deve essere con la psicologa, perché qui poi ci sono anche delle valenze, come mai si arriva a certe cose, al di là prima ancora dell'aspetto legale, cioè, allora noi vi ringraziamo, è un'iniziativa straordinaria, vi aspettiamo nella prossima puntata. Non so se hai notato che ospiti di alto livello. Io direi che questo è il momento ovviamente di chiamare le nostre atelier. Spiegaci, mamma mia, io non ho parole. È un abito meraviglioso, un bellissimo pizzo, un abito elegante, nello stesso tempo molto molto romantico. Un abito che praticamente dipende dal tema che la sposa comunque sceglie e dalla sua fisicità. Bellissimo come tema mare, molto molto bello. Con questo fiocco dietro, queste riprese dietro, in raso. Il fiocco che poi alla fine è una scelta della sposa che si può anche togliere, quindi rimanere con il semplice abito. Bene. Stupendo. Allora io direi, giudici, intanto vorrei chiedere subito a vediamo a Fiorenza. Sì, pronto? Pronto Fiorenza? Un parere da un'altra stilista. Ci sono. Fiorenza. Vuoi sapere cosa ne penso? Sì. Ma io andrei a bomba, guarda Fiorenza. Ecco, dopo là. No, andrei a bomba, va, vai. Un po' caldo. Vai. È un'ottobrata proprio pazzesca. Allora, cosa ne penso? Devo dare il voto? Iniziamo subito alla grande? Sì, oggi è spicciola. Fiorenza, ottobre ti fa bene, viva ottobre! Dai, un bel otto, mi piace la linea dell'abito, la manica, mi piace così l'abito, è anche volevo dire che dietro. 8 di Fiorenza 8 vale 16, quindi è dato doppio. È doppio il voto di Fiorenza, ha dato 16. Okay. Bene, però io vedo, c'è Michela, c'è Michi Michi, che invece fa una faccia un po' strana, ci guarda un po'. Michi Michi ci guarda perplesso. Ora sì, no, l'abito è bello, indossato da lei è bello, gli sta bene, le forme sono belle e valorizzate, però di red carpet, perché è questo il tema di oggi, io non ci vedo nulla. Sì. Sette. Letizia Puntarelli. Leti. Posso chiedere che... passerella per vedere soprattutto la scollatura del fondo schiena, diciamo, pensavo che era, ecco, nascosta dal fiocco più scollato.
È un abito molto molto bello, molto elegante, però con uno stile romantico e non da red carpet. Red carpet... con un voto da 7, con una votazione da 7. Allora io direi di passare al nostro direttore. Al direttore, il direttore come allora, l'abito, l'abito è splendido, la scelta è azzeccata anche alla ragazza. Lo vedo molto shabby chic. Sì. Quindi io darei un bel 8, perché comunque 8. L'abito merita, la scelta, l'abbinamento è... Brava. Quindi abbiamo il voto anche dell'avvocato. E adesso abbiamo il voto dell'avvocato, di Eufemia. L'abito è molto bello, ha una linea spettacolare, è molto morbido, non fa solita principessa muffita. Sì. E per me è molto bello quel pizzo, sogni l'estate, l'estate al mare. Per me è 8. 8? Bravissima, viva Eufemia! Va bene, pubblicità. Andiamo tra poco. Tra poco. Eccoci al nostro approfondimento di oggi nel mondo della psicologia e dei matrimoni. Allora, ho pensato di approfondire un tema assolutamente diffuso che riguarda tantissime sposine, ovvero l'ansia prematrimoniale. Quando è che è normale e quando invece dobbiamo preoccuparci? Allora, l'ansia è un qualcosa che chiunque di noi ha sicuramente percepito e vissuto nel corso della vita e anche, diciamo, in diversi momenti. E per alcuni versi è assolutamente normale provare ansia prematrimoniale, chiariamolo, perché non vorrei che poi ci si preoccupasse nel caso in cui, insomma, non si percepisse un po' di ansia. Ma appunto, perché è così normale? Il giorno del matrimonio è un momento sognato, aspettato da tantissime coppie e sappiamo quanto vogliano un po' tutte che quel giorno sia assolutamente perfetto, non solo per la futura sposa ma anche per il futuro sposo, no? Perché è chiaro che segna un cambiamento importante rispetto a quella che è stata la vita precedente. Quindi l'ansia prematrimoniale è un qualcosa di assolutamente diffuso per i futuri sposi, oltre che assolutamente comprensibile. Sono tantissime le aspettative, l'abito piacerà, sarà in modo perfetto, il banchetto del matrimonio riuscirà, il cibo piace a tutti, sarà una giornata così indimenticabile come è stata sognata, per cui diciamo che effettivamente dietro questa giornata si attivano poi tantissime, tantissime aspettative. Allora, però, perché soffriamo di ansia prematrimoniale? L'ansia, come vi dicevo, è un sintomo estremamente diffuso tra le coppie di sposi, però diciamo che può sorgere sicuramente qualche mese prima del fatidico sì, o anche nei giorni invece precedenti. Quindi diciamo che a seconda poi delle persone c'è una certa variabile. Quindi se sperimentate ansia prematrimoniale non dovete necessariamente preoccuparvi, però occorre capire se l'ansia sta interferendo in modo significativo con le vostre capacità di condurre un quotidiano, una vita insomma normale, o se invece è legata semplicemente a questo evento. Alcuni segnali a cui occorre sicuramente fare attenzione è una sensazione costante di agitazione e nervosismo, una preoccupazione riguardo al matrimonio e riguardo al futuro della relazione, problemi di sonno, problemi di alimentazione legati all'ansia, pensieri ossessivi riguardo il matrimonio, panico o attacchi di panico proprio legato al matrimonio. Allora, se l'ansia è eccessiva, dobbiamo assolutamente analizzare le cause e capire se è un'ansia semplicemente reattiva a questo grande e importantissimo evento o se c'è qualcosa di più importante, per esempio legato alla scelta del nostro partner. Quindi in quel caso è sicuramente bene approfondire le cause dell'ansia e quindi rivolgersi, laddove percepiate questa cosa, ad un professionista in grado di aiutarvi. Per oggi finisce la nostra pillola e il nostro approfondimento su un tema legato al matrimonio. Ci vediamo alla prossima puntata di 4 Atelier. Una buona serata a tutti.
Salve, sono Natalina, proprietaria dell'atelier Aurora Spose, che si trova a Terracina. Qui in atelier lavoriamo e realizziamo i sogni di una sposa. Oltre avendo dei bellissimi brand prettamente italiani come quello di Stefano Blandaleone, non ci occupiamo solo di vendere l'abito. Ci occupiamo anche di personalizzare l'abito come più piace alla sposa, per renderlo unico. In questo momento, per esempio, sto indossando l'abito delle mie nozze di circa 30 anni fa. Per sfatare il mito che l'abito da sposa viene utilizzato solo una volta. È stato rimodellato per i miei 25 anni di matrimonio, con delle piccole accortezze, affidandosi a dei professionisti, l'abito può essere riutilizzato. Non mi resta che invitarvi in atelier e vi aspetto numerose. 4 atelier. Enjoy! Continuare per quanto riguarda gli atelier e le modelle, c'è una sorpresa per te, che tu non sai. Ti stai preoccupando perché ti sto dicendo che c'è una sorpresa. No, io penso a giovedì mattina. Tu pensi ormai alla dottoressa Xenia. Tu sai che io sono avanti. Io chiamerei qui un attimino il nostro direttore di Miss Spose, perché ha un qualcosina. C'è uno scoop allora. C'è uno scoop. Ti deve dire una cosa, direttore. E te la dice qui, in diretta. Va bene, io sono qua. Abbiamo un premio per te, una premiazione speciale, direttore. Okay, mi metto qua. Visto che lui premia comunque i suoi clienti, noi come wedding celebrity di eccellenza italiana abbiamo l'onore e il piacere di premiarti, come prima eccellente, come wedding celebrity. Ma un applauso! Wedding celebrity eccellenza italiana con merito Stefano Lanelli, imprenditore, visionario vedere, e creatore vedere. Di sogni, con i suoi abiti da sposa crea bellezza, fascino, eleganza, made in Italy, non ho parole. Cioè, grazie veramente. Che meraviglia, colpo noi, di scena. Grazie di cuore. Per noi è un onore consegnarti a nome mio e di Miss Sposa Italia, consegnarti questo premio che per noi è importantissimo. Non ho parole, ti ringrazio veramente. Poi tra noi c'è sempre stata una grande stima. Assolutamente. E poi un giorno mi spiegherete questi quattro moschettieri. E beh, lui domani sera. Camere spente. Prego, direttore, torni alla sua. Questo te lo consegniamo dopo. Grazie di cuore. Era una sorpresa. Grazie. Amore, hai visto? Basta, ciao. No. Questo me lo metto nel mio ufficio e nel mio cuore. Bellissimo. Continuiamo. Vedo lì Mariuccia. Sì, Mariuccia. Che è pronta. È pronta? Per la prossima sfilata, allora vai via! Vai con Enjoy! Prego! Senti che modella, prego! Enjoy, modella! Dov'è? Eccola! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! È una bump! Una bump, più alta la musica, Flash. Beh.
devo dire che questa sì che è da red carpet. Questo abito per me è proprio da red carpet. È meraviglioso. Certo. Un applauso a quest'abito stupendo. È spettacolare. E ma poi questi sono due abiti, eh? Due abiti in uno. Esatto. Mariuccia, spiegaci. Allora, potremmo anche, volendo, togliere il sovragonna e rimarrebbe un abito strettissimo, paillette, perline, brillantini, tutto ricamato a mano, tutte applicazioni sopra, c'è un lavoro qui che non finisce più. Meraviglioso. Beh, io direi a questo punto di dare la parola ai giudici, quindi partiamo da Miki, ormai la chiami Miki. Ma lei ormai è Miki, non è più perché così, va Michela Veronelli. Ma no, tutta Michela questa... Veronelli è romana. Sì, Michela Veronelli ormai non è più. Miki. Abbiamo anche ribattezzato. Cioè, che arriva direttamente dai Ibiza, la vedo splendida. Sì, devo andare anche Ibiza, non so. Perché sapevo che veniva dalla Svizzera. Arriva dalla Svizzera. Siamo sicuri. No, è andata in Svizzera o Ibiza? No, è andata in Ibiza, è ritornata in Svizzera ed è venuta qua. Per voi. Esatto. Allora, mi piace tantissimo, vedo il red carpet, lo vedo perché questa trasparenza sul seno e sulla gamba, è quel vedo non vedo che però può usare, come si può usare secondo me su un red carpet. Può piacere o non piacere, la scelta anche sulla modella mi piace moltissimo, perciò voto per me 10. 10. La. E nel frattempo divido anche Letizia, Pontarelli, vabbè, 10. Nel frattempo però vedo lì una faccia molto seria. Ma Letizia Pontarelli amore? No, guarda, vedo una faccia serissima di Fiorenza. No, Fiorenza è una Fiorenza, cosa cosa oggi... è successo? Bomba! Bomba? Bomba! Allora, non c'è il voto qua. Non c'è il voto addirittura? No, voglio un set. No. Allora, l'abito senza i fronzoli, senza la gonna, è da 9. Con la gonna è da 7. Così come si presenta è troppo, esagerato. 7. È tornata lei. È tornata Fiorenza. Ha avuto un momento, forse, non so, aveva, forse aveva mangiato un eccesso di miele. Io dico la mia. Aveva avuto del miele, forse. Siamo sì. chiamate a posto, ognuno per si dire la propria, no? Guarda, quanto ci piace a noi. Vai, discutete. Intanto, nel frattempo, lì c'è il direttore. Se la ride sotto, sì. Beh, che dire. Come si fa a tenerle buone? Ma guarda, io sono in mezzo, ma sto tranquillo, buono. Sì. Ma lui reduce da quella trasmissione lì, lui qui è un gioco da ragazzi. Ma sicuramente sì. Direttore, cioè, che votazione diamo a questo splendore? L'abito è splendido, anche i complimenti perché comunque ha fatto un abbinamento bellissimo. Mi piace da morire queste trasparenze, vedo non vedo, bellissimo lo spacco sulla gamba, molto bello, sì. Con i fronzoli, scusa, non si vedono le trasparenze, dite sempre anche lei. No, però sopra si vede. Ma sopra è stupendo il corpetto, ma troppa roba non va bene, troppo. Sì. A me piace. Però in questo modo facciamo un effetto uguale. L'avvocato. Cosa dice? L'avvocato. A lei la parola. L'avvocato. Ci portiamo tutti in tribunale. Esatto. Avvocato, vada avvocato. Ah, ecco, il direttore 9. 9. 9, 9. Grazie. Allora, anch'io lo preferisco senza fronzoli. Lo preferisco tutto lineare, però fa red carpet. Voto? 9. Ok. Meraviglioso. Allora, che dire? Passiamo alla prossima atelier. E vai. Grazie. Allora, prossimo atelier, chi abbiamo? Eccoli qui. Abbiamo Gioia. Super Valeria. Prego. Aspetta. Super Valeria. Ecco. Beh, questo proprio. Vai. Giochiamo facile. Vai. Questo è proprio un red carpet totale. Wow, che power! Senti, guarda. Mamma mia, le ali? Le ali. Quella è tutta Georgette, mi sento pure meraviglioso. Che spettacolo, ragazzi. No, che spettacolo. Questo stilista, io non so com'è, cioè un visionario, non so ma che abiti. Ma non lo so, guarda. Ma che stai prendendo? Ma lo dicono. Ma sai che è una domanda, cioè che fanno in parecchi, cioè ma che stai prendendo? Esatto, molti lo dicono qua. C'è uno spettacolo. Beh. No, ma... Valeria. Gioia. Sì. Gioia, Valeria, a te ti piace vincere? Non abbiamo parole. Questo abito. Spiegaci. Spiegaci. Allora, io ho amato tanto, amo tantissimo di quest'abito, tutta quanta
questa seta che si apre, che svolazza, lo trovo molto femminile, sensuale, romantico allo stesso tempo. In più è arricchito da questo tappeto floreale che comunque è quel qualcosa in più, è quel dettaglio che lascia senza fiato. Floreale, cioè, complimenti, e soprattutto il corpino è di una luminosità pazzesca. Il corpino è tutto di Pizzo, francese originale Livers, sono stato recentemente alla Solstice, che è proprio l'azienda. Tra l'altro, mentre... Sfilava, sembrava che aveva le ali. Una dea. Una dea. Una dea. Ma le mie spose sono tutte dee. Giusto. Bene. È giusto. Con gioia. Con gioia. Allora, questa volta io partirei dall'unico uomo che è lì in mezzo a tutte queste donne, il direttore. Il direttore. Che dà il via alle presentazioni. È splendido anche questo. C'è questa coda che mi piacerebbe rivedere. Dai, se, vai, dice, vai, perché veramente... Vai con Enjoy, splendido. Enjoy, vai! Lei è bellissima, meravigliosa. Votazioni veloci direttore. Devo fare i complimenti al direttore per la modella che è bellissima, questa modella che è la prima volta che la vedo. Ha un viso spettacolare. Tu sai che noi, io faccio un grande lavoro di selezione, scelgo le più brutte. E anche, infatti abbiamo visto. Infatti, nel viso sprigiona proprio un'energia veramente bravo. Grazie. Hai scelto la più brutta, veramente bravo. Complimenti a lei perché interpreta molto bene quest'abito. Per me è un 9 anche in questo caso. Bravissimo. Fiorenza. Vabbè, dai. Altrimenti mi odiate. Diamo un 8. Dai. Ci ha fatto un 16, favore. 16, vai. 16. Dai. E quest'8 vale 16. 10, 12. Avvocato. Eccoci. 8. Perché la modella è splendida. Sì. Ha fatto sognare un po' tutti quando l'abbiamo vista sfilare. È vero. E svolazza tutto, ma ritengo che per il tema della serata, l'abito è bellissimo, il tema della serata red carpet, un otto. Ok. Michi e Letizia, che ormai sono lì, si sono un po'... secondo me loro sono un po' coalizzate, così a colpo d'occhio. Queste due ce la raccontano giusta. Ma prima erano lì che parlavano tutte... Red Carpet, bellissimo, questo movimento che ha fatto è fantastico, anche il vedo non vedo sulla gonna. Io devo essere un po' un attimo puntigliosa, non la valorizza tantissimo sul corpetto questa ragazza. È l'unica pecca, se no era 10. 9. Eh beh, 9. Io la prossima volta la metto vicino a Fiorenza, amiche. Sì. Perché no, questa influenza... Se le metti assieme c'è da aver paura. L'influenza sta andando verso Michi. Letizia. Allora, invece per me dell'abito piace solo il collarino mantiglia. Solo quello? Sì, perché ha un effetto wow quando si scende dalla macchina e che devono fare il red carpet, ma il vestito... non è da red carpet, quindi do un 7. Colpo di scena. Va bene, va bene. Gioia, ti ringraziamo. Allora, grazie. Prego. Vai, Gioia, Enjoy. Prego, ultimo atelier. Ultimo atelier. Abbiamo PG Fashion. Dov'è Rosita? Rosy. Dov'è Rosy? Eccola Rosy. Vai Rosy, Enjoy Rosy. Hola, Rosy. E Pippo, Rosy e Pippo. Meravigliosi. Ragazzi, no, troppo, no, ma questo stilista è pazzesco, wow. Ma è pazzesco, guarda il dettaglio anche delle... Vedo, non vedo, pazzesco, guarda, pazzesco. Sì, è un abito per tutta la scena, sicuramente per la trasparenza, le mani, tutto ricamato a mano. E poi anche il dettaglio delle maniche, guarda che si possono togliere. No, è uno spettacolo. E indietro la schiena, guarda la schiena. Gira la schiena, vai. Mamma mia. No, vabbè. Strepitoso. No. Beh, allora, ma non ultimi. Esatto, facciamo parlare loro. Vai, dite. Allora, la scelta di questo abito, innanzitutto, perché mi sembra un abito che ruba la scena. Questo pizzo vedo non vedo in trasparenza, e le maniche ampie, e
mi sembrano proprio da red carpet. Anche lo scollo dietro è molto particolare, con questi bottoncini, spettacolare. E poi anche questa sensualità dell'abito, eh? Cioè, ha una sensualità questo abito qui incredibile. Meraviglioso. E poi vedo queste mani che si possono, questi manicotti si possono togliere. I manicotti si possono staccare. E poi anche la particolarità, guarda tutto questo, queste rouge bellissime. Veramente. Raso, pizzo, è un tripudio di tessuti spettacolari. Vedi che mi emoziono anch'io. Ogni volta che sono particolari anche le spalline. Credo che incarna proprio il red carpet. Perfetto. Allora, vediamo la nostra meravigliosa giuria, che vedo che parlano. Fiorenza. Chiedere gentilmente se mi fa un attimo un giro, tirando sul vestito, perché scusa, ma lo stavi pestando tutto e non si è vista la bellezza. Era... Devi tirarlo su. Il diavolo veste Prada. Il diavolo veste Prada. La seconda edizione è la sua. Oddio, tiralo, 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 tiralo. No, davanti, Auri. Non viene valorizzato. Sette. Sì, devo dire per la modella che questo qui è leggermente più lungo degli altri. Te lo spiego, perché essendo tutto ricamato e messo in alto, ha più peso e non sembra, ma il peso allunga le, quindi certo, sì. Non è solo purtroppo quello il motivo, però. Lo so, purtroppo non rende per la bellezza dell'abito. Ma ti hanno presa per fare la seconda edizione del Diavolo Veste Prada? Secondo me, sì, è lei. Secondo me l'ha morsa una tarantola, qualcosa di potente stanotte. Troviamo lei nel Diavolo Veste Prada. Bene. No, quindi... sentiamo il regista. Scusi, regista. Delle, qui. Potremmo mica scritturare, perché lei la vedo abbastanza... La vedo abbastanza... tenebrosa. Perfetto. Avvocato. Avvocato, che ci dici? 8. Vai. 8. Vogliamo sentire due commenti qua. Allora, il mio commento... L'abito è bello, non amo le maniche. Si possono togliere. Si possono togliere, sì. Allora, Letizia, ti vedevo allora, lì che pensavi. Letizia. Sì, stavo studiando l'abito. Allora, non è un abito da red carpet. No. Le maniche a farfalla, diciamo un po' così, che fanno effetto scena, ma è troppo morbido. Non mette in mostra la fisicità e non la valorizza della ragazza. Voto? Ahimè, un 7. Qui le nostre rubriche, i nostri tutorial non sono d'accordo, comunque. Fanno delle facce un po' che non sono d'accordo, né Inga né Xenia. Però. Avanti, Miki. Allora, no, io lo vedo abbastanza bene sul red carpet per la luce che ha il vestito. Sì. Se gli riflette la luce è bello. Ah, c'è una luce pazzesca. Però, purtroppo, anche per me, non valorizza lei su un red carpet. Io l'avrei usato di più su una modella così. E bello per le trasparenze. 8. Bene. Comunque tutti i voti sempre tutti abbastanza importanti. Cioè. Sì, sì, un abito molto bello pure per me, un abito a red carpet. Mi piace moltissimo le spalline. Come accompagna sopra sulle spalle è molto bello. Valorizza... Votazione? Ah, giusto. Per me è un 8. 8. E prima di andare via io vorrei fare un applauso a tutte queste modelle che si sono impegnate, che stanno qui dall'inizio, ore prima. Quindi facciamo un applauso a tutte le modelle che le rappresenti in questo momento. Bisogna dire che le modelle appaiono 5 minuti, ma in realtà per quei 5 minuti si preparano 3-4 ore. Anzi, facciamo quindi, una cosa, esatto, quindi... chiamiamole tutte qui se ci sono. Dai, le modelle, vediamo le modelle questa qui così... puntata in bellezza con una bella con sfilata, canzone, esatto. Ringraziando tutta la giuria. Ringraziamo la giuria, Fiorenza, l'avvocato Miki, che c'ha...
regia, esatto, chi ha vinto, esatto, questa puntata, visto che hanno preso le votazioni. Perché noi oramai ci divertiamo, parliamo, ma non ci preoccupiamo. Ci eravamo dimenticati, vero? Esatto, è vero, Luciano. Allora, prego. La serata l'ha vinta Mariuccia con 45 voti. Mariuccia! Brava! Ladies and gentlemen, Mariuccia from Rainer Sposa, bravo, Barcellona Pozzo di Gotto, enjoy, grazie, meraviglioso. Grazie. Si aggiudica questa puntata Mariuccia. Grazie, la quinta puntata Mariuccia. Allora, vogliamo ringraziare tutti, Francesca, che hanno curato tutte, ecco, queste acconciature straordinarie. Francesco, vuoi dire qualcosa, ultimo? Sì, abbiamo deciso di fare tutti i raccolti oggi proprio perché magari per il tema... ci stava meglio, poi ecco. Ottobre fa, bene, più fresco, quindi poi... è giusto. Vedo non c'è il fotografo, volevo ringraziare Michele Simolo, non so dove sia, e poi ho Max Rocco, ma lo intervistiamo dopo, un altro, sì, fotografo bravissimo, e ringraziamo tutti i nostri tutorial, le nostre fantastiche degli air, vai, dire, certo, tutte, allora, insieme, vado, tutte, vado, tutte. Allora Mariuccia, l'abbiamo detto, ha vinto, bravissima. Grazie. Rever Sposa. Poi abbiamo Gioia Atelier, dov'è Valeria? Gioia Atelier, Valeria, da qualche parte è, la ringraziamo. Poi abbiamo PG Fashion con Rosita e Pippo Giacalone. E poi abbiamo Natalina, Aurora Spose, eccola, from Terracina. Eccola lì, vai, eccola, vai. Eccola, le nostre mitiche atelier. Allora, che dire, qui, abbiamo ringraziato tutti, la dottoressa Xenia, Inga, tutti i nostri giudici, tutti i ragazzi che hanno lavorato per noi, qui l'avvocato Baiocchi, la psicologa Elisa. Alla prossima puntata, cioè... vogliamo finire con una bella musica veloce, vai, insieme, alla prossima puntata, quattro atelier, vi aspettiamo, non mancate. Meraviglioso.